Dove stai andando? Alla festa. Con Michael? No, è andato a fare un giro di ispezione. Sul serio? E per quale ragione? Ha detto che eri preoccupato per i bracconieri. Se mi sbrigo, riuscirò a raggiungerlo. Che il diavolo ti porti? Darby. Ma che cos'hai, ragazzo? Per caso sei cieco? A quanto pare sì. Ma se vedo uno correre di notte con un sacco pieno in spalla, non posso fare a meno di pensare che sia un bracconiere. E in effetti non hai tutti i torti. Potete perdonarmi? Anche la tua matrigna ti perdonerebbe. Non è successo niente. Sapete, ho promesso che avrei impedito la caccia di Frodo e non posso fare eccezione neanche per voi. Perciò devo liberare il coniglio. E che coniglio? Ancora non volevo farlo vedere, ma visto che sei in gamba, sarai il primo a vederlo. Portalo qui, forza. Preparati alla grande sorpresa. Non è un coniglio. Coniglio o lepre è uguale. Lepre o coniglio? Lui è Brian di Knockshiga, re di tutti i folletti d'Irlanda. Io ci vedo solo un coniglio. Da un'altra occhiata. Forse è una lepre. Prova chiudendoti un occhio. Chiudendomi un occhio. Avete avuto una giornata dura, e anche la notte, credo. Perché non vi fate una bella dormita? Vi farà bene. Ma come potrei dormire, sapendo che mi credi un bracconiere? Assumono la forma che voglio. L'ho sentito dire. Dovresti vederlo con la sua coroncina d'oro e la barbetta rossa. E quegli occhi fiammeggianti in continuo movimento. Vorrei che potessi vederlo. Concesso. E questo è il tuo secondo desiderio. Razza di traditore, truffatore, doppio giochista. Oh, bla 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 bla. Ecco cosa capita a un uomo che non ha ancora 70 anni e osa misurare la sua furbizia con un gladiatore dell'intelletto che ne ha 5.000. Mi resta in ogni modo l'ultimo desiderio e forse questo poi non è del tutto sprecato. Su, forza, renditi visibile a Michael. Ma io sono visibile per lui. Volevi che riuscisse a vedermi? E infatti mi vede. Solo che mi vede in guisa di lepre. Sei un truffatore o un bugiardo? Non dirmi che non riesci a sentirlo. Ho paura di no. Che vita infame è mai questa? Potevo ottenere tonnellate di monete d'oro da questa vecchia faina come secondo desiderio e invece l'ho sprecato per un uomo che non ci vede e non ci sente neanche. Darby, potrà vedermi come sono in realtà? Stanotte in sogno. Stanotte potrai vederlo. In sogno, Michael. Ne siete sicuro? Certo. Me l'ha promesso.